Buonasera ragazzi e buonasera a tutti. Ragazzi, ritornando alla partita di ieri, oggi parliamo dell'Europa League che ci sono state per i sorteggi dei sedicesimi di finale. Allora, noi abbiamo beccato il Zurigo, squadra svizzera. Ragazzi, io spero che lo passiamo perché lo Zurigo non è che è una grande, cioè non è che è forte, però per me già siamo agli ottavi. Per me, perché lo Zurigo non è una grandissima squadra, lo Zurigo. Però io ci credo in questa Europa League, ci credo perché in questa Europa League si può andare fino in fondo, come infatti lo dicono in tanti, lo dicono che in Europa League possiamo veramente farcela per vincere questa coppa. Io ci credo, vai giù. Perché se vinciamo l'Europa League, o presidente, se fa qualcosa di sordo, e ci accatta con chiudatura a noi. Almeno c'è una cosa. Comunque, vai giù, che voglio dire? No, voglio il Zurigo. Già l'hanno vinto. Che poi, vai giù, se non vinciamo con Zurigo, mega città, ma tu c'è. Ora, se non vinciamo con Zurigo, mega... Questi di amma proprio, cioè veramente. Poi ragazzi, parliamo delle altre partite. Parliamo delle altre partite che ci sono state, come Siviglia-Lazio. Siviglia-Lazio è una partita tosta, perché il Siviglia in casa è tosta perché il Siviglia è una grandissima squadra. Il Siviglia è una grandissima squadra e può veramente anche lei vincere la coppa, come il mio Napoli è la stessa cosa, perché il Siviglia viene da 3 Europa League e sinceramente non è facile vincere 3 Europa League. Noi come abbiamo vinto 5 Coppa Italia potremmo vincere 11 Europa League, però dobbiamo vedere sempre le squadre che ci stanno, quindi questo è. Però io ve l'ho detto, sono fiducioso per il mio amore Napoli, spero di andare fino in fondo e di non uscire di questa Europa League, perché se usciamo in Europa League per me è un fallimento, perché l'Europa League non la vedo tanto tanto difficile. L'Europa League è come una Coppa Italia, vai giù, per me, poi per voi non lo so, però per me è come una Coppa Italia, va bene? Comunque vai giù. L'Inter ha preso... Aspetta, che ha preso l'Inter? Fammi vedere che ha preso l'Inter. Aspetta un attimo, vedo un attimo l'Inter a chi ha preso. Ah, l'Inter ha preso il Rapid Vienna. Il Rapid Vienna. Vabbè, vai giù, l'Inter ce la può fare anche lei, non ha incontrato una squadra forte, perché l'Inter è anche lei una bellissima squadra, ha anche lei campioni, perciò vai giù in queste tre italiane. Spero che il mio Napoli andrà fino in fondo e andrà lontano, come è giusto che sia, perché noi ce la possiamo fare, noi con lo Zurigo e con le altre squadre ce la possiamo fare. Quindi Napoli, facciammi palla sia in campionato e sia in Europa League, non ci metterà paura in nessuno, perché se noi guardiamo cagazzim in tutte e due competizioni, che non sarà facile perché noi teniamo una rosa piccola, non teniamo una rosa grande proprio grandissima, oggi noi ci siamo a provare, noi siamo Napoli e ci siamo a provare, e ci dobbiamo provare per tutti i 90 minuti. A team Zurigo, andiamo agli ottavi e giochiamoci tutta stagione, perché il 2014, vi ricordate il 2014? Che noi siamo usciti con il Dnipro, siamo usciti con il Dnipro, vi ricordate? 1-1 verso l'1-1 del Dnipro, mi ricordo ancora, c'era il fuorigioco
E lo scemo delle guardaline non gli annullò il gol perché era fuori gioco. Ah, buaggio, io ho finito di fare questo video. Ci vediamo sabato per Napoli-Spal, quella partita importantissima. Quella partita è importantissima, perché si riapre per me, si riapre quasi, ma dico quasi, il campionato. Dai Napoli, abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione, aspettate. Ora farò una cosa. Aspettate un attimo, e ora ve la metto. Va bene ragazzi, non fa niente, il video non lo trovo. Però lo metterò quando c'è Napoli Spal. Bene? Ciao a giù, mi raccomando. Forza Napoli, onoriamo questa Europa League. Non l'abbandoniamo. Giochiamocela a viso aperto, perché noi siamo Napoli. È la nostra amata Napoli. Il cuore che è il nostro amore Napoli. Non si fermerà mai. Giocherà sempre. Non mollerà mai. Vai Napoli! Vamos Napoli! Vamos! Ragazzi, siamo a 303 iscritti. Siamo a 303 iscritti. Vi sto dicendo una cosa. Io vi voglio un mondo di bene. Vi voglio un mondo di bene. Vi voglio un mondo di bene. Guagliù, arriviamo a 500 iscritti. Poi se arriva fino in fondo, vi dico ancora più grazie. Perciò, arriviamo a 500 iscritti. Fino in fondo, ma da far arrivare. Fino in fondo. Però poi vedere che succede. Andiamo, oggi iscrivetevi, dai. Iscrivetevi. Veloce.